Nessun ritocco all'Italicum. Nell'incontro di un'ora con Berlusconi, Renzi ribadisce la sua linea sulla legge elettorale con il no alle liste bloccate e meccanismo con capilista e preferenze. Ora attendiamo una risposta da Forza Italia, dice il vice segretario del PD Guerini, smentendo che con l'ex cavaliere si sia parlato anche di Quirinale. Ma per il Partito Democratico è l'ora della verità in Senato, dove Matteo Renzi sfida il voto della minoranza Dem sulla legge elettorale. Non ci sono trattative, dice entrando a Palazzo Madama il bersaniano Gotor, 29 senatori voteranno contro. La minoranza PD trova tra l'altro una possibile sponda nel Movimento 5 Stelle. Uniamoci per votare sì alle preferenze, scrive in un tweet il deputato Toninelli. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum proposto dalla Lega Nord sulla legge Fornero di riforma delle pensioni. È una vergogna questa Italia, mi fa schifo, insorge Salvini che annuncia battaglie, aggiunge i giudici della Consulta hanno impedito un diritto sacrosanto, ma non finisce qui. Il Consiglio dei Ministri varerà oggi le nuove misure per combattere il terrorismo. Linea dura del governo, pene fino a 10 anni per i foreign fighters, ritiro del passaporto per i sospetti, un nuovo reato per punire chi fornisce aiuto e logistica a chi va a combattere all'estero e possibilità anche di oscurare i siti web jihadisti. Colpevoli di aver guardato in televisione la partita della loro nazionale violando così la Sharia. Per questo 13 giovani iracheni sono stati giustiziati in piazza da Italia Gol dell'ISIS nella cittadina irachena di Mosul. E sempre l'ISIS minaccia il Giappone, vuole un riscatto di 200 milioni di dollari entro 72 ore per rilasciare due ostaggi nipponici catturati dopo che Tokyo aveva annunciato il sostegno economico alla coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Buongiorno a tutti, bentrovati al telegiornale. Dunque, a un anno esatto dal patto del Nazareno, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi si sono rivisti per affrontare quelli che sono i nodi cruciali dei prossimi giorni, in primis la legge elettorale, anche probabilmente l'elezione del capo dello Stato, anche se lo avete sentito dai titoli, il segretario del PD ha negato che questo sia stato l'argomento dell'incontro. Ma sentiamo subito i dettagli. Abbiamo ribadito a Forza Italia la nostra posizione, che è quella no alle liste bloccate, sì a un meccanismo che preveda capilista e preferenze, sì al premio di lista per una legge elettorale che garantisca la governabilità al Paese. Attendiamo da Forza Italia che vi sia in Parlamento una risposta adeguata a questa nostra impostazione. Alla fine dell'incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, durato quasi un'ora e slittato dalle 9 alle 11, il vice segretario del PD Lorenzo Guerini conferma la linea del Premier. Nessun ulteriore ritocco all'Italicum sul premio di lista e sul meccanismo per i candidati. Non può tornare in discussione il mix tra preferenze e collegi, con capilista bloccati, punto di equilibrio faticoso, con la sinistra PD che tuona proprio contro i parlamentari nominati e minaccia di non votare al Senato la legge elettorale. D'altra parte lo stesso Renzi aveva ribadito i paletti dell'Italicum con una serie di tweet prima di vedere Berlusconi, accompagnato da Gianni Letta e Denis Verdini. Con l'Italicum preferenze a singoli candidati di collegio, spariscono le liste bloccate, ballottaggio e garanzia antinciucio, scrive il Premier. Nella nostra proposta il premio di maggioranza della legge elettorale va alla lista, così sparisce il potere di veto dei partiti più piccoli, è la volta buona. Messaggio che conferma l'intesa con Berlusconi e Alfano sulla legge elettorale, rivolto a chi in Forza Italia e nel PD punta a cambiare ancora l'Italicum, su cui Renzi vuole il sì di Palazzo Madama entro 48 ore, prima che si apra la partita del Colle. Dell'elezione del Presidente della Repubblica non si è parlato nell'incontro con Berlusconi, assicura Guerini, ma le manovre sono già avviate. Angelino Alfano prova a giocare da playmaker. Ieri il leader dell'NCD ha incontrato nel palazzo della Prefettura di Milano Berlusconi. Abbiamo concordato su un metodo, ci vedremo ancora per individuare un nome, spiega. Il prossimo Presidente della Repubblica non deve essere del PD, ma deve essere un moderato. In 20 anni in cui il centrodestra ha spesso governato, è stato sempre espressione della sinistra. L'obiettivo è saldare un fronte con Forza Italia e la Lega per controbilanciare l'esercito dei grandi elettori del Partito Democratico, far pesare i voti dell'area centrista, confidando nelle divisioni nel PD e in Forza Italia, con i fittiani sempre sul piede di guerra. Infatti la questione della legge elettorale all'interno del PD non è affatto risolta. Dopo il faccia a faccia con Berlusconi, Renzi sta incontrando i senatori
del Partito Democratico, perché oggi entra nel vivo in Senato appunto la discussione della nuova legge, perché la minoranza continua a essere sulla propria linea, cioè a dire no a questa riforma elettorale e soprattutto sulla questione delle preferenze. E poi c'è un'ultima ora, perché come vi dicevo nei titoli in realtà c'è un tentativo di apertura e di fare fronte comune che è partito dal Movimento 5 Stelle. Lo scontro fra Renzi e minoranza PD è arrivato alla fase finale. Il punto d'incontro non si è trovato e a poco, a quanto pare, sono servite le 24 ore di tempo per cercare di persuadere la fronte dissidente ad ammorbidire le proprie posizioni sull'Italicum. Ormai non c'è alcuna trattativa tra la minoranza PD e i vertici del partito e siamo i 29 senatori PD a confermare la linea del no ai capilista bloccati, ha detto poco fa il senatore Miguel Gotor. Dopo aver visto Berlusconi, Renzi si è recato dai senatori PD. Penso ci sarà un voto, risponde il premier ai giornalisti che al suo arrivo a Palazzo Madama gli chiedono se l'assemblea si chiuderà con un voto, ma lo decide Zanda. La minoranza PD voterà dunque a favore dell'emendamento all'Italicum presentato dal senatore di area bersaniana Miguel Cotor, insieme ad una trentina di altri dissidenti. Emendamento che prevede una modifica radicale del sistema dei capilista bloccati, abbassando dal 70 al 30% i deputati nominati dai vertici dei partiti e lasciando invece al 70% le preferenze espresse dagli elettori. Se il nostro emendamento verrà respinto in aula non voteremo l'Italicum, aveva avvertito ieri Gotor. Lo stesso monito è arrivato poi anche da Pierluigi Bersani. Siamo gente seria e il Premier ci deve ascoltare, non voterai contro una decisione del mio gruppo, ha precisato, ma ci possono essere anche altre ipotesi come quella di non votare. Sono pronto a dialogare con tutti fino all'ultimo, ma non mi faccio ricattare da nessuno, aveva avvertito ieri il Premier. O si approva la riforma elettorale entro questa settimana, oppure ci teniamo il consultellum. Parole che sono state interpretate come una velata minaccia di un ritorno anticipato alle urne. Come prima conseguenza, alcuni dissidenti sono scesi giù dalle barricate. In aula ci asterremo perché noi non facciamo cadere il governo a 7 giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica, ha annunciato il senatore Bruno Astorre. Altri, invece, affilano le armi. Se si andasse al voto anticipato, Matteo Renzi vedrebbe Palazzo Chigi solo in cartolina, il commento di Alfredo Dattore. Torre. Insomma, la tensione è altissima e salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, per il PD si avvicina l'ora X. Oggi anche il Movimento 5 Stelle si unisce alla minoranza Dem per votare sì alle preferenze e contro le liste bloccate, scrive su Twitter Danilo Toninelli. Certo è che una spaccatura definitiva potrebbe rivelarsi esplosiva in vista dell'elezione del futuro capo dello Stato. Ed esplosiva sicuramente è stata la reazione del segretario della Lega, Matteo Salvini, perché questa mattina la Corte Costituzionale ha decretato inammissibile il referendum proposto proprio dalla Lega sulla legge Fornero in materia di pensione. La reazione di Salvini è stata durissima, ha detto quest'Italia mi fa schifo. Una vera e propria doccia fredda per la Lega Nord e la bocciatura della Corte Costituzionale che stamattina ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sulla riforma delle pensioni voluta dalla Fornero. Una proposta avanzata dalla Lega, il cui rifiuto da parte del più alto organismo in carica per le verifiche di legittimità ha scatenato l'ira di Matteo Salvini. Mi vergogno di vivere in un paese come l'Italia, oggi è morta la democrazia, vaffanculo mi viene da dire. Anche perché Renzi e Berlusconi chiacchierano di legge elettorale. Io mi vergogno di un paese come questo, non finisce qui perché ci sono milioni di italiani che aspettavano giustizia, non finisce qui. Poi qualcuno non si azzardi a dire che la gente si arrabbia senza motivo, perché oggi veramente è un insulto a milioni di italiani e per quanto ci riguarda ce la leghiamo al dito e andiamo avanti. Più composta e ovviamente soddisfatta la reazione della Fornero, che si limita a dire una buona decisione, la Corte Costituzionale avrà avuto le sue buone ragioni, ritengo questa decisione positiva per il Paese. Ora il Parlamento, se vuole, esamini la riforma con pacatezza e lungimiranza, auspica. Il referendum è bocciato, iniziativa bandiera della Lega, spinge Salvini a rilanciare la piazza. Il primo appuntamento, dice il capo della Lega Nord, sarà il 28 febbraio. Renzi a casa con le buone e non solo con le buone, dice ancora il segretario della Lega dopo la decisione della Consulta. Sostiene di essere sconcertato anche Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, primo firmatario del quesito e referente del comitato promotore del referendum per l'abrogazione della legge. È una sentenza che assume un significato squisitamente politico e che sembra fatta apposta per salvare il governo Renzi. Ferma sulla decisione della Consulta Adriana Poli Bortone dell'ufficio di presidenza di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che dice: ormai in Italia i cittadini non contano più nulla, già non contano quando votano alle elezioni, adesso non possono nemmeno esprimersi con un referendum su una questione vitale come quella del lavoro. La Consulta
a sua volta depositerà la sentenza entro i termini previsti dalla legge. E non solo reazioni verbali da parte della Lega, perché la Lega Nord ha abbandonato l'aula contro lo stop della consulta al referendum per la cancellazione della legge Fornero. Uno scandalo che si proceda con i lavori sulle riforme nel giorno in cui la democrazia è morta, lo ha dichiarato appunto il capogruppo della Lega, Fedriga. Ma il governo in queste ore, come è noto, è impegnato anche su un altro fronte, quello della lotta al terrorismo, così come tutti gli altri paesi europei. Il Consiglio dei Ministri oggi dovrà varare delle norme che si annunciano di stretta, più severe, proprio contro in particolare i foreign fighters, cioè i cittadini italiani che decidono di andare a combattere all'estero con i jihadisti, ma non solo, si parla anche di una maggiore facilità per il ritiro del passaporto per i sospetti e poi la creazione di una super procura dedicata. Saranno 4, secondo le anticipazioni, nuovi strumenti di repressione e prevenzione che oggi il Consiglio dei Ministri varerà nel nuovo pacchetto di misure antiterrorismo. La prima norma andrà a colmare un vuoto di legge e stabilisce che sarà perseguibile penalmente non solo chi arruola o fa attività di proselitismo in Italia, ma anche chi si aggrega ad organizzazioni del terrorismo internazionale. Quindi i cosiddetti foreign fighters saranno finalmente punibili in Italia con una pena detentiva che arriverà fino a 10 anni. Il reato dovrà però essere commesso in territorio italiano e sarà sufficiente l'offerta e l'accettazione di partecipare alla guerra santa per essere perseguibili penalmente. Ci saranno anche delle misure speciali di prevenzione per chiunque è sospettato di attività legate al terrorismo. Sulla base anche di semplici indizi ci sarà il ritiro del passaporto, oltre all'obbligo di firma. Linea dura anche per il web, si potrà procedere all'oscuramento di siti di propaganda islamista rendendoli inaccessibili a chi prova a connettersi attraverso operatori telefonici o provider italiani. Una stretta anche su armi ed esplosivi, sarà istituito un nuovo registro che dovrebbe rendere meno agevole l'approvvigionamento sul mercato, anche se non sarà facile controllare il mercato nero, dal quale i combattenti normalmente attingono per procurarsi clandestinamente gli armamenti. Nel Consiglio dei Ministri di oggi, che è stato posticipato alle 15, non si parlerà invece della Procura Nazionale Antiterrorismo, alla quale verrà dedicato un provvedimento separato nei prossimi giorni, e non sarà presa in esame neppure la dibattuta questione della Banca Dati Europea, che dovrebbe conservare le informazioni di chi viaggia. Il governo italiano ha deciso di attendere il pronunciamento del Parlamento Europeo. Misure quelle di cui discuterà oggi il governo, tutte di grande urgenza. Ci sarebbero infatti 59 foreign fighters italiani reclutati dai jihadisti, 11 dei quali sarebbero morti, e anche dall'ultimo report del Viminale sul nostro territorio risultano censite 514 associazioni e 396 luoghi di culto islamici. La maggior parte rappresentano realtà moderate, anche se vi sono situazioni dove il radicalismo e il proselitismo, fino ad arrivare al reclutamento, trovano terreno fertile. In questo elenco figurerebbe la moschea di Via 40 a Milano e quella di 100 Celle a Roma. L'allerta naturalmente è altissima in tutta Europa e proprio in questo momento è scattato un allarme bomba a Londra. La polizia ha evacuato un palazzo, la zona è quella tra Moorgate e London Wall, tutta la zona è stata chiusa al traffico, tutte le strade circostanti, sembra sia stato trovato un pacco sospetto, dunque per precauzione naturalmente tutta la zona è stata evacuata, vi daremo naturalmente nel corso del giornale ulteriori aggiornamenti su questa informazione. Dicevamo di un'allerta a livello europeo, mentre i sedicenti guerriglieri dello Stato Islamico continuano minacce e stragi. Quello che più ha colpito sicuramente nelle ultime ore è la strage di ragazzini avvenuta a Mosul, nel nord dell'Iraq, accusati e giustiziati, se così si può dire, in piazza perché accusati di aver visto una partita in televisione, il che sarebbe contrario alla Sharia. Ma non solo, c'è ancora un nuovo video che riguarda questa volta due ostaggi giapponesi. 200 milioni di dollari entro 72 ore, il prezzo per la liberazione dei due ostaggi giapponesi preteso da Italia Gole del sedicente califfato è talmente esorbitante da sembrare pretestuoso. È una cifra impossibile da ottenere soprattutto dal Giappone, che fa parte dello schieramento dei paesi che rifiutano di pagare per gli ostaggi. Ma guarda caso, si tratta della stessa cifra che il governo ha deciso di versare alla causa della coalizione anti-ISIS in aiuti non militari. Per Haruna Yukawa e Kenji Goto potrebbero esserci poche speranze di tornare a casa salvi, soprattutto dopo la pubblicazione dell'ennesimo video che li mostra nel deserto, in ginocchio, vestiti di arancione, ai lati del boia che, brandendo un coltellaccio, li minaccia e chiede soldi.
L'uomo in nero sarebbe il solito Jihadi John, l'inglese ritenuto il macellaio degli ostaggi del sedicente califfato. Il governo giapponese ha fatto subito sapere che manterrà fede alla linea della fermezza e non pagherà. Il premier Abe ha anticipato il rientro del viaggio in Medio Oriente per seguire la crisi. Gli ostaggi sono Kenji Goto, un giornalista freelance, e Haruna Yukawa. Di quest'ultimo si sa poco. La scorsa estate era stato mostrato in un video mentre veniva sottoposto ad un violento interrogatorio proprio da parte degli uomini in nero. Potrebbe essere un contractor andato a lavorare in Iraq autonomamente. Alcune foto che lo mostrano armato potrebbero confermare questa ipotesi. Ma degli uomini in nero si è conosciuta solo adesso l'ultima sanguinosa impresa. A Mosul, lo scorso 12 gennaio, 13 adolescenti sono stati prelevati a casa, portati allo stadio, fucilati, lasciati in terra per giorni, impedendo alle famiglie di recuperarne i corpi. La loro colpa era di aver guardato la partita della nazionale irachena impegnata in Coppa d'Asia contro la Giordania e di aver esultato per la vittoria. Una colpa ritenuta imperdonabile da pagare col sangue nella lettura oscurantista e ottusa del Corano dei tagliagole di al-Baghdadi. Adesso parliamo dell'emergenza economica, altrettanto importante. Oggi l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, ci racconta, ci spiega che in realtà l'economia mondiale, seppure stia leggermente riprendendo, continua a essere molto molto lenta, e così l'Italia, più basse le aspettative anche per le previsioni sul nostro PIL. Anche se i dati che arrivano questa mattina dalla Germania in realtà ci raccontano un'altra storia. Il Fondo Monetario Internazionale vede nero, le imprese tedesche invece vedono rosa. A due giorni ormai dall'ora X, il consiglio della BCE, che dovrebbe dare il via all'acquisto di titoli di Stato in qualunque forma venga deciso, il cosiddetto quantitative easing, l'istituzione di Washington ha diffuso l'aggiornamento delle previsioni sull'economia mondiale pubblicate nell'ottobre scorso. Un aggiornamento decisamente virato al negativo. L'economia mondiale frena e più di tutti frena l'Italia. Il PIL di Eurolandia, sempre secondo l'FMI, quest'anno crescerà solo dell'1,2%, due decimali meno rispetto alle ultime previsioni. L'Italia tornerà a crescere nel 2015, ma solo di un modesto 0,4%, lo stesso dato previsto pochi giorni fa da Banca Italia, mezzo punto in meno rispetto a quanto l'FMI prevedeva tre mesi fa. La debolezza comunque dovrebbe coinvolgere tutte le economie dell'area, tranne la Spagna. A livello mondiale si salvano gli Stati Uniti, gli unici per cui le stime sono riviste al rialzo. Olivier Blanchard, capo economista del fondo, spiega così il quadro poco esaltante. Nonostante il crollo dei prezzi del petrolio, gli investimenti resteranno insufficienti. Cina, Giappone e soprattutto Russia sono in una fase di debolezza. L'eurozona è condizionata da una politica monetaria finora lenta a rispondere alla crisi. E si torna quindi sempre lì, a Francoforte, e all'attesa per le decisioni di Draghi. Il quantitative easing nei fatti è già stato anticipato dai mercati, ha detto ancora Blanchard. I tassi si sono abbassati, l'euro si è deprezzato. Vogliamo essere sicuri che quando ci sarà un annuncio sarà dell'entità che i mercati si aspettano. Messaggio forte e chiaro all'Eurotower: deludere le aspettative con l'ennesimo rinvio avrebbe effetti devastanti sulla fiducia degli investitori. E a proposito di fiducia, ha sorpreso ma in positivo il dato diffuso stamattina sulla fiducia delle imprese tedesche, il cosiddetto indice ZEW. Ci si aspettava al massimo una crescita di circa 6 punti e invece l'indice ha fatto un balzo di oltre 13. A quanto pare né i timori per i risultati delle imminenti elezioni in Grecia né le incertezze sui risultati della riunione della BCE hanno incrinato la fiducia tedesca nel fatto che l'economia dell'eurozona stia per uscire dalla sua lunghissima crisi. E le borse del continente hanno subito festeggiato, prolungando la serie positiva degli ultimi giorni. E questa mattina è stato presentato a Roma il nuovo piano industriale 2015-2018 della nuova società Alitalia SAI, nata dopo il matrimonio, come sapete, con la ricchissima compagnia di Etihad. L'Alitalia sarà un'azienda utile e inutile nel 2017, questo è l'obiettivo, ha detto il presidente, il neopresidente Luca Cordaro di Montezemolo, che ha anche annunciato un forte aumento delle rotte e un rafforzamento di quelle esistenti. Non sono mancate le proteste dei lavoratori licenziati che hanno appunto presidiato questo incontro, che hanno voluto sottolineare l'alto costo sociale in realtà di questo matrimonio. Ma c'è un'altra storia di cui dobbiamo parlarvi oggi, una storia che vede protagonisti due italiani, che in qualche modo è analoga a quella dei due fucilieri trattenuti in India, perché appunto protagonisti sono due italiani che erano stati condannati in India in un processo sulle cui prove si è molto discusso, e questa mattina la Corte Costituzionale indiana, dopo uno scontro molto forte tra Italia e India, ha deciso invece di liberarli. Sentite.
la loro vicenda non è nota come quella dei Marò, ma anche per Tommaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, condannati all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso il loro compagno di viaggio, Francesco Montis, avere a che fare con la giustizia indiana è stata tutt'altro che una passeggiata. Da oggi però i due italiani sono liberi. Dopo 5 anni di carcere a Varanasi, nel nord-est dell'India, per una complicata vicenda giudiziaria, la Corte Suprema indiana ha annullato le sentenze di primo e secondo grado. L'ambasciatore italiano Daniele Mancini, presente in aula, ha avviato subito le procedure per il loro rilascio e il rientro a casa. Il 4 febbraio 2010, mentre viaggiavano insieme, lo ricordiamo, l'allora trentenne sardo Francesco Montis, fidanzato di Elisabetta, oggi 42enne di Torino, viene trovato a terra nella camera che i due condividevano con Tommaso, 31enne di Albenga, all'Hotel Buddha della periferia di Varanasi. A quanto pare i giovani facevano uso di droga, hashish ed eroina. Francesco si era sentito male e i due lo avevano portato in ospedale, dove ne era stata dichiarata la morte. Immediata l'accusa di omicidio per Tommaso e Elisabetta. Per gli indiani il movente era passionale, basata poi sull'autopsia eseguita da un oculista. Morte per asfissia da strangolamento e 6 ferite da arma contundente in referto. A nulla serve al momento la lettera della madre di Francesco, che racconta come il figlio soffra di gravi crisi d'asma. Ma non ci fu controautopsia, il corpo fu cremato. Dopo un anno di carcere per Elisabetta e Tommaso, il pubblico ministero chiede la condanna a morte per impiccagione. Il 23 luglio 2011 i due vengono condannati all'ergastolo. A fine settembre 2012, pena confermata in appello. Dopo 5 anni la Corte Suprema oggi annulla tutto. Grande la gioia delle famiglie dei due, mentre i parenti di Francesco si dicono delusi. Scusate, si è chiuso il viaggio apostolico di Papa Francesco nelle Filippine, un viaggio durante il quale le parole del Papa hanno sicuramente scosso molto le coscienze di credenti e non. E proprio sul volo di ritorno Francesco è tornato su un tema importante, quello delle famiglie numerose, aprendo ancora una volta una discussione. Papa Francesco sorprende ancora una volta, non solo per la loquacità dimostrata con i giornalisti, non solo per le sue perifrasi colorite, ma per i contenuti del dialogo. Sul volo che lo riportava da Manila a Roma ha toccato uno dei temi più delicati per il mondo cattolico, la procreazione. Lo ha fatto ricordando l'incontro con una donna che aspettava 8° figlio, dopo averne avuti 7 con parto cesareo. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Bergoglio ha elogiato la paternità responsabile e definito la sua idea di famiglia. Io credo, ha spiegato con naturale semplicità, che il numero di 3 per famiglia sia quello che gli esperti ritengono importante per mantenere la procreazione. 3 bambini per coppia, dunque. Ma sul punto più scottante, quello del controllo delle nascite, il Papa è riuscito a schivare abilmente la domanda, preferendo chiarire, ma anche qui solo in parte, la sua posizione sulla Humanae Vitae, l'enciclica di Paolo VI, pubblicata nel 1968, che proibiva la contraccezione. Lui, ha scandito Bergoglio, guardava a quelle dottrine economiche, come il neomalthusianesimo, che propagandavano un controllo demografico per combattere la povertà e la fame del mondo. Francesco è tornato a parlare anche della libertà di espressione, delle provocazioni, di quel pugno evocato per rispondere ad un insulto. Ha definito sempre ingiusta la violenza, invitando a usare l'umana virtù della prudenza. Io non posso insultare, provocare a una persona continuamente, perché rischio di farla arrabbiare e rischio di ricevere una reazione non giusta, non giusta. Non solo. Dopo aver chiamato in causa il pugilato, Francesco ha usato anche un altro esempio, stavolta il calcio, da assestare laddove non batte il sole, ha detto, per respingere corrotti e corruttori. Adesso parliamo di calcio, in attesa dell'incontro Roma-Empoli di questa sera in Coppa Italia, parliamo di campionato e in particolare della crisi del Milan.
Sconcerto più che rabbia, così Silvio Berlusconi sintetizza il suo sentimento nei confronti di un Milan che non riconosce. Una squadra che perde contro gente che guadagna un quinto, dice, provando a ferirne l'orgoglio. I soldi non faranno la felicità, ma nel calcio spesso corrispondono ai punti in classifica. E il monte ingaggi del Milan è alto, 94 milioni di euro di stipendi. Tantissimo per un bilancio che in cambio non riceve gli introiti della Champions League da troppe stagioni. Ecco perché Pippo Inzaghi, l'eroe di mille battaglie sul campo, adesso sembra in pericolo. Silvio Berlusconi ha compreso gravità ed urgenza, ma l'arrivo di Cerci, gli urrà e i proclami di inizio anno non sono serviti a rianimare una squadra che apertamente denuncia un gap atletico. Di fatto traballa la panchina, ma l'allenatore non cadrà, non ora. Il Milan non può permettersi un altro tecnico, considerato anche che pagherà 5 milioni di euro a stagione di ingaggio a Seedorf fino al giugno 2016. Dal mercato non possono arrivare i campioni di un tempo, quelli che cambiano volto alla squadra. Inzaghi ha bisogno di un terzino sinistro, vorrebbe un attaccante centrale forte, ma il presente racconta dell'arrivo dello spagnolo Suso. Ora Inzaghi ha davanti 10 giorni di fuoco che dovranno dare risposte. Due partite con la Lazio, sabato in campionato all'Olimpico, martedì in Coppa Italia a San Siro. Il Milan è ai quarti e con 26 punti in campionato, quella sembra essere l'unica strada per traghettare il marchio in Europa ed alzare un trofeo. Ne è conscia anche la Roma, di Rudy Garcia, che stasera negli ottavi ospita l'Empoli. Con le dovute proporzioni anche i giallorossi sono ad un momento di svolta, meno brillanti e con il problema delle partenze lente che incoraggiano gli avversari. Turnover ma di qualità con il rientro di Nainggolan e De Rossi. La Coppa è un obiettivo, ma la Juve non si illuda che sia diventato quello prioritario. Parola di Rudy Garcia. Con le parole di Rudy Garcia ci fermiamo qualche minuto per la reclama e poi torniamo in diretta per tutti gli aggiornamenti. Eccoci, prima di passare la parola a Caterina Bizzarri per il nostro TG Crona, che vi dà un aggiornamento per quanto riguarda il terrorismo. Ci sarebbe stata una ennesima espulsione dal territorio italiano. Si tratterebbe di uno studente turco che frequentava un corso, peraltro non qualsiasi, ma la scuola normale di Pisa, che sarebbe stato espulso dall'Italia in quanto avrebbe manifestato simpatie islamiste su alcuni siti internet. La vicenda in realtà è avvenuta a fine dicembre, ma se ne è avuta notizia soltanto ora. Io vi ringrazio per l'attenzione, appuntamento con noi è domani alle 13:30, vi lascio a Caterina Bizzarri, TG Cronaca, buona giornata.